Ora ci si sente. Ora mi sentite? Credo. Forse. Forse. Ciao a tutti. From the beach. Devi controllare tutto sia a posto perché qui è un disastro, un casino. Ora ci si sente. Perfetto. Un Ciao a attimo. tutti. Ecco l'eco. Perfetto. Eccoci qui. Oggi piuttosto addirittura in anticipo, 14:29. Esatto. Ciao ragazzi, ecco qua. La Lamborghini e il cash li ho lasciati parcheggiati lì in spiaggia, quindi come avete visto in 3 mesi si può finire a Dubai investendo soltanto in dollari. A proposito, grazie dollaro, grazie dollaro, che sono una settimana che ho preso il 3% e sono diventato trilionario, grazie mille. Ma prima di iniziare, ringraziamo lo sponsor, Agua, Agua, come dice Cristiano Ronaldo. Aspetta che c'è questa cosa che non capisco. Fuori dai coglioni. Agua, e con l'agua ci pulisci i bicchieri. Bevete Coca-Cola. Bevete Coca-Cola, bevete Coca-Cola. Che c'ho le stocks, c'ho le stocks. Ah. Agua, agua. Ciao ragazzi, allora, prima di iniziare, oggi è completamente improvvisata. Ho preparato zero, che è meglio, così forse riusciamo a fare qualcosa di utile, perché tutte le cose che non ho fatto l'altra volta le vediamo a sto giro, le vediamo a sto giro. Ah, le citazioni quelle belle. Ma lo sai che questo cavatappi a stantuffo lo fanno solo a Livorno? Allora, Fat Fire. Tutto per il fat. Dai, facciamo un po' here in my garage. Le luci del mare, le onde. Domani abbiamo un mini raduno RIP. Saranno 7-8 persone che vengono qui in Salento a trovarmi e facciamo birra e bagno, parlando di ETF, sarà fighissimo. E che dire, nient'altro. Rispondo a qualche vostro commento prima di iniziare. Ringraziamo lo sponsor. Ah, questa stantuffo lo fanno solo a Livorno. Allora, la cosa della musica volevo rimetterla all'ultimo, ma non ci sono riuscito. Vedo che ormai siete molto bravi a fare domande prima di iniziare, così c'è qualche speranza che io le legga. Meme stock, vediamo un po', va. Dai, mi prendo 10 minuti per rispondere a qualche domanda e poi dopo magari iniziamo con cosa accadrà. Allora, vediamo un po', va. Alessandro chiede: cosa ne pensi delle meme stocks che salgono vertiginosamente grazie all'effetto herding? Quali impatti sulla stabilità degli indici ETF e peso in sezioni? Ma meme stocks in genere sono piccole, sono proprio piccole. E, fanno anche 10 per. Parliamo di GameStop, per esempio, l'impatto sugli indici è molto basso, è molto basso. È ovvio che è un trend che interessa molti perché sembrano luoghi per fare soldi facili, sembra che se becchi il treno giusto le cose salgono, però è veramente un gioco che non ci piace, non ci piace, non ci piace, è completamente gambling, non è nulla a che fare con long term investing, quindi non lo so. Su GameStop in particolare, in realtà, boh, non so che dire, mi aspettavo crollasse 50 volte fino ad ora, ma ancora è alta, non ho idea di perché. Magari riuscirà a fare un pivot e diventare un'azienda seria, non lo so. Comunque nel mondo stocks c'è ancora molta, molta regolamentazione e quindi è un po' più difficile trovare cose particolarmente pericolose e ci si può far male ovviamente con le stocks, con le options, ma le stesse cose stanno accadendo nel mondo cripto in maniera devastante. È di un paio di giorni fa il crollo di come si chiama? Una stablecoin che si è azzerata, Titanium, non ricordo il nome, ma ho fatto un bel video tech lead che ho condiviso anche oggi. Una stablecoin che era beccato da niente, quindi boom, è crollata in 3 secondi. Tether può essere la prossima. Diciamo che ci sono
non lo so, se uno ambisce a fare tanti soldi facilmente, non sono la persona giusta a cui chiedere. Allora, in realtà non investo in Vanguard Life Strategy, anche se sono ottime soluzioni, ottime, ottime, ottimissime soluzioni. Ho paura però che siano un second layer di fees. In realtà i Vanguard Life Strategy sono soltanto sono un fondo, sono fondi che investono in due fondi, uno che è Vanguard Total Stock Market, uno che è Vanguard Total Bond Market, con percentuali diverse a seconda di quale life strategy parliamo, se parliamo dell'80-20, 60-40, una cosa che uno si può fare anche a mano. Mi sembra che chiedano 0,25 di TER, che non è bassissimo, se prendi gli ingredienti. È come comprare l'insalata già tagliata o comprare l'insalata e poi tagliartela da sola. Se uno ha le skill per comprare un Vanguard Life Strategy, ha le stesse skill per comprare a manina i due ETF sottostanti e bilanciarli ogni tanto, risparmiando un po' di fee. Uguale, insalata già tagliata o l'insalata da tagliare. Troppo personale, troppo complicata. Troppo personale, troppo complicata. Però sì, per iniziare va bene, come semplicità va benissimo. Tanto ragazzi, oggi sto in modalità microfonato perché lo sono portato. Questo microfono tra l'altro si è dimenticato Marcello Ascani da me quando ci siamo visti per il video e quindi lo dovrò ridare prima o poi. E al momento lo sto usando per oggi, se no è un po' un casino qui con l'ambiente. Quindi ho anche l'hardware giusto. Allora, Antonio dice, tra i case study, se riusciamo a farli oggi, mettiamo, magari può darsi che i case study ce li facciamo venerdì prossimo, vediamo dove arriviamo oggi. Io oggi ho tempo, bah, quanto ne voglio, però per le 4:30 al massimo volevo andare al mare. Diciamo che vorrei resistere finché dura la batteria del Mac, che ha già consumato il 20% in 20 minuti. No, però ho il caricabatterie e qui nella terrazza di dove alloggio. C'è anche la corrente e c'è un bel extender wifi. È una figata, ragazzi, io mi trasferisco qua. Molti mi chiedono dove sto esattamente, è un segreto che non posso dirvi, ma che ho detto a troppa gente, per cui è un segreto. Allora, è bellissima, bellissima Federico Bidone ha centrato il punto. Se i bond non rendono il cash, questa è una domanda che ritorna, ricorre. Se i bond non rendono, il cash fa schifo, bla bla bla, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo sparare in testa? Su cosa investire? Bella domanda. È un periodo difficile. Chiunque vi dice diversamente, chiunque vi dice che è un momento di grandi opportunità vi prende per il culo. Probabilmente sì. Probabilmente c'è un po' di far west che fa sì che un occhio accorto può trovare qualcosa, ma in realtà è tutto quanto prezzato il giusto se non di più. È difficile arbitraggiare, è difficile avere un edge, quindi la maggior parte delle asset class sono a prezzi, non c'è nulla che sia in offerta, ma d'altronde è così sempre. Se ci fosse qualcosa che è particolarmente scontata, allora tutti l'avrebbero già comprato. C'è molto denaro in circolazione. In realtà c'è molta liquidità in circolazione. Se si sente un po' di casino, non so se si sente casino in background, sono macchine che ogni tanto passano, questa è una cosa che un po', diciamo, che un po' della Svizzera mi manca. Diciamo, l'approccio qui in Puglia è del tipo, ah, ma tutte queste macchine, queste moto, ma gli mettono le marmitte apposta più rumorose. In Svizzera sembra che è tutto più silenzioso. Se sente rumore, ditemelo e magari non facciamo niente, perché non possiamo fare niente. Però dicevo, tutte le asset class sono a massimi storici, sono in situazioni poco piacevoli. Di tutte, parlo di bond, di cash, aggiungere anche real estate, crypto, whatever, tutto è molto gonfio. Credo che però puntare su anche gold, beh, gold pure ha avuto un piccolo crescino, ma puntare su a cose produttive è sempre un po' la soluzione, anche se consapevoli che le stiamo pagando tanto, però cose produttive intendo dire stocks, che sono pezzi di azienda, sono cose produttive, eventualmente real estate, probabilmente real estate e stocks sono le asset class su cui mi sentirei più a mio agio a mettere qualche soldo. Non lo sto facendo real estate perché è complicato e molto poco passivo, però probabilmente
real estate e stocks. Però sono con voi, sento il dolore anch'io. Bene, bene, bene. Bene. Ok. Vediamo qualche altra domanda. Rambutan, il saldo conto del disastro Covid è ancora sul tavolo e deve essere pagato? E deve essere pagato? Cosa tasseranno? Cosa renderanno illegale? Cosa inflazioneranno? Hai ragione. Più che il conto del Covid, è il conto di un debito pubblico che cresce sempre. Debito pubblico che cresce tantissimo. Io ricordo ai tempi in cui l'Europa entrò fuori, con deroga sui parametri di Maastricht, entrò in Europa nonostante avesse un debito pubblico al 100% e Prodi fece il possibile per tagliare qualcosina, ma adesso siamo al 160-170% del debito sul PIL. Non ne ho idea, se i tassi salgono al 2%, l'Italia fallisce il giorno dopo. O stampano soldi, non lo so, non lo so, non lo so. E non penso che tassare sia la soluzione. Cioè, per eggiarsi da un eventuale rialzo dei tassi di interesse, le nazioni non so cosa devono fare. Devono sperare che i tassi non salgano mai, oppure a un certo punto piangere con l'Europa, che non ce la possono fare da soli, o addirittura, cosa triste, magari dover rinegoziare il debito, che è un casino, perché già oggi stai vendendo bond allo 0% e fra 20 anni dice a tizio che ha preso 100k, gli dici guarda, c'ho solo 60k perché il debito pubblico è troppo. Non, per questo non toccherei bond governativi italiani, ad esempio. Non so se parlavi dell'Italia in specifico. Ancora 5 minuti e poi si cominci. È pra della Barbell Strategy, pra non so che significa, ovvero dividere investimenti tra azionario e cash. Barbell Strategy azionario e cash non è che sia proprio il massimo, eh? Cioè che c'è di Barbell nel cash? Secondo Taleb la Barbell Strategy è appunto mettere una grande quantità, cioè il 90% del proprio avere in qualcosa di super safe. Ma che comunque dia un po' di yield, se no di che stiamo parlando? E una piccola percentuale su cose ad alto rischio, alto potenziale di rendimento. Cash e stocks, in realtà io vedo più come alcune stocks come parte di basso rischio. Non lo so, non so, la Barbell Strategy non mi fa impazzire a me, non sono un barbellista. Bene, bene. Benissimo, comunque mi siete mancato. No, mi è mancato oggettivamente sì. Mi sembrava brutto aspettare fino altre 2 settimane prima di tornare live. Ho voluto tornare. Ho visto che le condizioni ci stanno. Questo orario è perfetto perché fa troppo caldo. Quindi io sto tranquillamente qui. Mia figlia dorme e poi dalle 4:30, 5 si torna in spiaggia. Vediamo un po'. Boom, GameStop deve esplodere come azienda. Ciao, sono Tom, bentornato. Non sono mai stato cliente perché, sai, quando io ho solo piratato giochi in passato. Ops. Allora, perché mi chiedete se caricherò i video? Perché? Perché me lo chiedete? Perché tutti i miei video rimangono qua sopra. Allora, Luca. Domanda for dummies. A parte i volumi e l'influenza minima sullo spread, che differenza potrebbe farmi acquistare un ETF per long term su borsa italiana piuttosto che Amsterdam, eccetera? Bella domanda, bella domanda. I volumi hanno giustamente hanno un impatto sullo spread di solito e anche sulla replica, anche sulla replica. Se hanno replica, hanno in genere replica sampled, gli ETF più piccoli, ma qui ci arriviamo fra poco, ci arriviamo. Sono troppo vicino, devo un attimo calibrare. Comunque, se tappare lo streaming per questa situazione è stato un po' difficile. Vediamo un po'. Però ci arriviamo. Diciamo che gli ETF listati Amsterdam o Borsa Italiana credo che sia più o meno la stessa cosa. Non so se ho degli stamp duty che paghi sopra. Non lo so, io in genere, beh, ormai quasi soltanto NISE,
e Nasdaq, per cui difficilmente trado su borse europee. Quando tradavo ETF domiciliati in Irlanda, li tradavo in genere su LSE, su Londra. Quindi non ho mai comprato nulla su borsa italiana, spero di non farlo mai. Quindi non ne ho idea. In generale non so quali altre implicazioni stanno. So che se compri roba su borse svizzera, sulla borsa svizzera, ci paghi degli stamp duty, delle marche da bollo fastidiose, e quindi uno evita. Però per gli europei non svizzeri, per gli europei accedere a fondi non domiciliati in Europa so che sia un po' difficile, per cui ci sono poche soluzioni. Però non so rispondere esattamente tra Amsterdam e borsa italiana che differenze ci stanno. Bene. Ah, Titan era la stable coin che è un po' esplosa. Dai, adesso cominciamo. Abbiamo conosciuto Jeff Dean. È vero, la voce secondo. Allora, Jeff Dean, per chi non lo conosce, forse l'ho già citato altre volte. È un po' il Chuck Norris di Google. Internamente c'erano delle pagine di meme di Jeff Dean, che un po' quelle di Chuck Norris che andavano una decina d'anni fa, no? Quelle del tipo, una volta Google era down, quindi Jeff Dean si è messo a rispondere personalmente e la produttività è stata del 20%. Oppure la password di Jeff Dean sono le ultime 5 cifre di pi greco. È un fenomeno, ha inventato un po' tutto in Google. No, non l'ho conosciuto mai. Beh, lui era tipo un livello 11 o 12, avevano inventato un livello solo per lui. Ma era individual contributor, ma da diversi anni era un po' quasi head of research, quindi c'era 1.000 persone sotto, non era più un individual contributor. Quindi ingegnere più pagato in Google, non ne ho idea, non credo. Quando era individual contributor, forse sì, era l'individual contributor più alto in Google. In realtà no, no. Conoscete Lewandowski? Conoscete Lewandowski? Beh, ci fu la situazione quando da Google se ne andarono un gruppo di dipendenti del mondo self-driving car. Andarono Lewandowski stesso, questo tizio, poi ha fatto una causa con Google e l'ha persa, ha dovuto restituire il maltolto. Però lui aveva una struttura di bonus, quelli della self-driving car, che era un po' pazza, era unbounded, era proprio senza cap. E delle cose erano andate particolarmente bene e pare che Lewandowski a un certo punto abbia avuto un bonus da 120 milioni di dollari. 120 milioni di dollari di bonus. E lì ci fu uno scandalo interno, questo poi se ne andò in fondò Otto, poi entrò in Uber, poi fu in causa con Google. E internamente c'erano dei meme e si usava come unità di misura di soldi il Lewandowski, tipo, ah, Google vuole acquisire Dropbox per 10 Lewandowski. Quindi un Lewandowski era 120 milioni di dollari. Quindi no, Jeff Dean non era più pagato, Lewandowski era il più pagato. Facciamo solo una Q&A così? No, dai, volevo fare. Madonna, quante domande, ragazzi. No, fuffaculo qui. Però sono un po' triste che nessuno mi abbia riconosciuto per strada, eh? Che ero un po' abituato. Anche a Zurigo, l'ultima volta passeggiavo e mi hanno fermato due ragazze, un ragazzo e una ragazza. Tu sei Giorgio, sei Mr. Rip, dai, sali su casa nostra. Mi hanno anche regalato il guanciale per fare la carbonara. Quindi, qui ancora nessuno mi ha riconosciuto. Strano, anzi, meglio perché sennò vengono a rapire mia figlia e chiedermi il riscatto. Allora, Bene. Ciao Giorgio, come stai? Bene. Cazzo ragazzi. Troppe domande, troppe domande. Dai, cominciamo a fare qualcosa. Cominciamo a fare qualcosa. Allora, vediamo che sto un po' combattendo con senza mouse esterni, senza tastiera esterna, senza monitor esterni, è un po' un casino. Beh, oggi volevo un po' parlare di ETF. Cosa sono, come si valutano, un po' di roba generica. Poi dopo magari torno sulle vostre domande e vedo se avete domande più specifiche, però ci sono tante cose di base del concetto di security selection, quindi come scegliere una volta. Abbiamo capito cos'è il passive investing, abbiamo capito cosa è un indice, abbiamo capito cos'è un fondo che traccia un indice, anche la meccanica dell'ETF abbiamo capito che è un fondo che traccia un indice, un index fund, che però tu non vai a comprare o a vendere direttamente dall'emittente, ma lo compravendi sul mercato secondario da altri che lo posseggono, quindi l'emittente dell'ETF
produce, crea un ETF, ne crea N share e poi va sul mercato e il mercato fa compravendita. Questo è un ETF, è uno strumento che piace, ci piace, è lo strumento più intelligente che c'è per investire, a mio avviso. E adesso però, ok, abbiamo visto, ci piace l'indice, ci piacciono degli indici, ci piace il concetto di ETF, esistono tanti ETF che tracciano lo stesso indice. Quale scegliere, come scegliere, come giudicare un prodotto, quali sono i criteri, quali sono i parametri che servono, e questo volevamo vederlo oggi. Ok, ma prima di cominciare, dai, un po' di update, un po' di update. Prossimi eventi, meetup di domani, probabilmente, anzi sicuramente martedì faremo ancora una birretta con, ho detto che ai miei amici che ce la facciamo, che qui tutto tiene, per cui perché no? Faremo una birretta con batteria 60%, però non mi piace. Non mi piace. Lì c'è la corrente. Sarò costretto a fare la live da quello da quel lettino. Che cosa da fuffaguru. Beh, aspettiamo, quando arriva al 20% la batteria cambiamo. Quindi bene così, venerdì prossimo ancora live da qui e poi si torna a Zurigo il 26. Credo che il mercoledì di fine mese, questo dovrebbe essere mercoledì, ci sarà la end of month update, probabilmente qualcosa come Tuesday 29 giugno. Mi piacerebbe fare o una rip room o una rip marathon, vediamo come, vediamo dove. E ho tanta altra roba che voglio fare, tanta altra roba. Una cosa che sta veramente prendendo piede nella mia testa e ho anche diverse persone interessanti che mi hanno già detto: dai, cavolo, ci sto, voglio essere tuo guest, è lanciare un podcast. Perché no? Buttiamo altra carne al fuoco. Ne parlerò con il mio consiglio di amministrazione, la chat ristrettissima, segretissima, con i miei quattro alfieri. Mi aiuta qualcuno, però voglio fare un podcast, voglio fare un podcast. Ho degli ospiti di primissimo piano e vediamo come va, vediamo come va. Questo, sono idee che mi stanno frullando in testa durante queste giornate sotto l'ombrellone. E niente, questo è quanto. Benissimo. Cos'è un ETF? Lo sappiamo. Ok, se qualcuno non sa cos'è un ETF, gli do 10 secondi per alzare la mano o sparire per sempre. vediamo un po'. Dai, che sicuramente tutti quanti siete aggiornatissimi. Bene, allora, sappiamo cos'è un ETF. Via. Adesso, come valutare un ETF? Nel lontano 1810, nel lontano 2017, a maggio, ho scritto un post sul mio blog che ho linkato qui. Questo Google Doc è lo stesso della live precedente, quindi se andate alla live di venerdì scorso è lo stesso e l'ho splittato, è lo stesso. Se volete seguire, se volete poi avere, diciamo, gli appunti, ma li lascerò poi in descrizione. Quindi, come si valuta una security? Ho scritto un post lunghissimo che si chiama ETF 101, 4 anni fa. È un po', probabilmente c'è qualcosa che va aggiornato, però è molto molto lungo e più o meno oggi ricopriremo questi stessi concetti, quasi tutti gli stessi concetti. Via. Tra l'altro oggi è l'anniversario, sono 5 anni che ho aperto il mio blog, quindi sono 5 anni che esisto come content creator, quindi ancora celebriamo. E via. Okay. Prima di parlare di come valutare, vediamo dove li cerco, dove li trovo questi ETF, dove stanno, dove li vado a cercare gli ETF. L'entry point per me sono le search engine. Ho segnato queste quattro, ho segnato. Just ETF è quella che in genere raccomandavo di più a investitori europei. Immagino che tutti quanti, yes, allow, tutti quanti conosciate. Chi non la conosce, Just ETF è un sito che nel tempo sta
diventando sempre più alta qualità, ma cominciano a mettere delle feature premium, per cui cominciano a toglierti le performance, quindi vedremo, non so quanto ancora. Le cose nascono tutte quante belle, gratis, ma poi dopo ci vogliono i soldi. ETF Screener è l'entry point, ok? Qui abbiamo qualcosa come 1000, 10.000, 100.000, 1635 ETF listati su Just ETF. Ovviamente non si può cercare così, uno impazzisce a quante pagine ci stanno. 66 pagine soltanto, però in genere si filtra, ok? Tipo, asset class, ad esempio equity o bond. Equity sono stocks, ovviamente. Bond o metalli preziosi, commodity, cryptocurrency, 14 ETF di cryptocurrency. C'è Moon, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, non c'è neanche nessuno che investe su più asset. È tristezza. Performance in 1 year. Ok, via cryptocurrency. Ad esempio, vorrei ETF di sole stocks. Ok, altri filtraggi, altri parametri. Regione, country, settore, strategy o tema. Tra tema e settore. Perché? Ah, i settori sono quelli più ufficialmente. Questo l'ho appena scoperto adesso assieme a voi. Con sector si intendono quelli ufficiali della S&P 500, no? Industrial, energy, technology, whatever. Theme sono in realtà interessante. Questo è quello che non suggerisco di fare, di scegliere ETF tematici, no? Su AI, su battery, biotech, blockchain. Cannabis, clean energy, ok, quindi si chiama team questa roba qua. Bene, non sapevo. Restiamo nel nostro mondo, nel mondo che conosciamo, quindi vogliamo prendere ad esempio un ETF Stocks All Country World Index. Benissimo, quindi region o region Asia, bla bla, world. Via. Qui abbiamo altri filtraggi, diciamo che non ci interessa, ma che non vogliamo scegliere una strategy, ad esempio high dividend, momentum, small cap, ok, ma immaginiamo di voler fare un market cap weighted, quindi default, market cap weighted, quindi essenzialmente large cap. Adesso quindi andiamo a scegliere un indice, matching indexes, ci sono 1 miliardo di indici sul mondo, 1 miliardo. Ovviamente parliamo anche di, non lo so, quelli miners o whatever. Quelli che ci possono interessare possono essere FTSE All World, oppure Developed. Ok, abbiamo già visto la differenza tra Developed World, sono le 23 country sviluppate che compongono il 90% del market cap, mentre All World, All Country World sono anche i mercati emergenti, e quindi da 90 arriviamo a 100% del global market cap. Indici che a noi piacciono in genere sono o FTSE oppure come indice MSCI. Quindi se prendiamo MSCI All Country World, quindi ACVI in genere, MSCI ACVI, ok, All Country World qui, e qui troviamo 4 ETF. Con Just ETF si possono anche fare comparison. Tu puoi prendere due ETF, in genere puoi andare su un ETF. Prendiamo questo qui di iShares, che sarà IWDA sicuramente, e aggiungere a selezione. Puoi fare compare. Pam. Poi puoi prendere un altro ETF e fare compare. Diciamo che se parliamo di ETF passivi, questo di Spider, ok, compare, e poi puoi fare compare selection su Just ETF. Compare selection in detail addirittura. Cosa fa compare in detail? Vediamo un po'. Ok, interessante, questo non lo conoscevo. Non è quello che ci interessa adesso. Adesso vogliamo vedere i parametri di un ETF. Ripartiamo appunto da Just ETF e andiamo ad esempio, prendiamo un ETF World che già conosco, che non traccia MSCI World, ma traccia FTSE All World, e che è appunto quello di Vanguard, mettiamo VWC, Vanguard All World Accumulating, bla bla bla. Ok, e andiamo ad esempio sul fact sheet. Zero
zoom, 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 zoom. Fact sheet è abbastanza completo come documento. Benissimo. State seguendo? Agua, agua. Tra l'altro, una piccola fake news ha circolato per un pochino che Coca-Cola aveva perso qualcosa perché Ronaldo ha fatto quel gesto lì. In realtà l'ha fatto lunedì, che era l'ex dividend date, e come ben sappiamo, noi che sappiamo dell'irrilevanza dei dividendi, il giorno che Coca-Cola dà il dividendo si aspetta che perda quel 0,42 di dividendo, per cui in realtà il grosso del crollo da venerdì a lunedì è stato il dividendo distribuito, per cui è il nulla. E poi quando ha iniziato a parlare Ronaldo, in realtà è anche un po' salita Coca-Cola, per cui un joke. La gente deve parlare di tutto. Allora, vediamo un po'. Questo è il fact sheet di Vanguard VWC, che troverete suggerito un po' ovunque, perché di per sé è un ottimo ETF world, UCITS, quindi accessibile dall'Europa, che ha tutti i documenti a posto, ti distribuisce il KID, qua, KID. Questo documento, il Key Investor Informative Document, il KIID, è quello che, ok, ce l'ho in tedesco perché JAS ETF è il default che ho io. Questo documento di merda di due pagine che ti dice: attenzione, questo investimento potrebbe essere pericoloso, è ciò che uno dei requirement principali per poter vendere i tuoi fondi in Europa. E la maggior parte dei fondi che io compro sono direttamente fondi domiciliati in America, che per pigrizia, perché non so per quale motivo, Vanguard non ha prodotto questi documenti per adeguarsi alle norme, quindi ha preferito lanciare ETF soltanto in Europa. Questo purtroppo è un peccato, perché non potendo investire in fondi direttamente americani, i costi sono più alti, i TER sono più alti e così via. Quindi questo è il KID di una security, non soltanto di un ETF. In teoria ogni fondo dovrebbe mettere un KID. Ti dice più o meno, è un riassunto informativo for dummies, ok? Poi parliamo di fact sheet. Questo ce l'ho in inglese, speriamo, se no devo, ok. Nel fact sheet ci sta un po' di tutto, ci troviamo le informazioni che a noi servono. Talvolta alcuni maledetti issuer di investimenti, specialmente quelli svizzeri come UBS, Credit Suisse, nei loro fact sheet sono un po' scarni, quindi andare a chiedere il full prospect document. Quindi un documento ancora più profondo del fact sheet è il prospect document, il documento di prospetto, con ciò tutte le informazioni più dettagliate. Per requirement internazionali ci sono delle cose che possono non fare disclosure, ad esempio penso siano costretti a fare disclosure dei top holding, quindi quali sono le principali asset che posseggono, ma non devono fare continuamente, sarebbe anche costoso fare full disclosure di cosa posseggono i vari fondi. Ma se noi compriamo ETF che tracciano indici, sappiamo che non ci interessa cosa posseggono, perché sappiamo già cosa posseggono questi ETF. Però quando vai di fondi attivi non hai idea di cosa posseggono, di cosa stiano investendo. Ok, siamo su un fact sheet. Allora, un ETF ha i seguenti dati identificativi. C'è il ticker, ok? Il ticker è il simbolo, ok? Coca-Cola, che io, VWC, ad esempio, è il ticker di questo ETF. Questo qui è la denominazione. Il ticker sono questi qua. In teoria ha vari ticker in base a quale exchange è tradata. Ok, questo ETF, VWC, è tradato sulla borsa tedesca. Ma lo stesso ETF, con un altro simbolo, VWRA, è tradato a Londra in dollari. E lo stesso ETF con il simbolo VWRP, con la P finale, pound, assumo, è lo stesso ETF tradato sempre a Londra, stessa stock exchange di quell'altro, ma in GBP, in Great British Pound, in sterline. Bene,
il sottostante è lo stesso fondo che in teoria dovrebbe avere un ISIN. Okay. L'ISIN è un identificative number whatever, e è questo qua lo trovate su JustETF, lo trovate nella query, la key della query. Questo qui è univoco. Se cerco questa stringa in giro, troverò ovunque lo stesso ETF. Quindi questi quattro ticker, VWRP, RI, RCE, questo è lo stesso anche sulla borsa italiana, si tratta VWC, questi ticker qui fanno riferimento allo stesso ISIN, allo stesso fondo. Quest'altra roba qui non ho idea di che siano questi altri ticker, Bloomberg, Reuters, vabbè, non ci interessa. Adesso andiamo a vedere l'issuer, cioè chi è che emette il fondo, l'emittente, in questo caso è Vanguard. Okay. Leggo Vanguard, sto tranquillo, è una roba grossa, è gigantesca, ha una struttura societaria tale che gli stessi possessori dei mutual fund sono azionisti, fondata da Jeff Bogle, morto un paio d'anni fa, ho scritto anche un post commemorativo. Vanguard è una roba buona, Vanguard è buono. This is not financial advice. Vanguard è un'entità, diciamo che se fallisce Vanguard è un po' come se per caso arriva una solar storm e spazza via l'ossigeno, spazza via l'atmosfera, abbiamo problemi un po' più gravi. Se fallisce Vanguard il mondo ha problemi un po' più gravi, visto che Vanguard probabilmente possiede qualcosa come il 15% del market cap mondiale. Vanguard è roba troppo grande, too big to fail. Ok. Altro emittente particolarmente grande, too big to fail, è BlackRock, iShare in particolare, che è la sussidiaria di BlackRock, del gruppo BlackRock. E poi ne esistono altre, ne abbiamo viste tantissime, esiste Spider, esiste Xtracker, esiste Amundi, esiste Dimensional, ne esistono tantissimi di emittenti di fondi. Io tendo a scegliere, ormai ho solo fondi Vanguard, la cosa è un po' preoccupante, forse dovrei diversificare un minimo, però Vanguard è veramente too big to fail. Se fallisce Vanguard io sono nella merda, ma se fallisce Vanguard è nella merda, penso, cioè in America c'è la guerra civile. E non solo in America. Altro parametro importante è la replica. L'ISIN stava qua. La replica. I nostri ETF tracciano indici. Come li tracciano? Cioè, un indice è definito come un paniere, tipo un paniere dell'inflazione, con X% di varie entità, no? Tipo l'SP 500, l'S&P 500, è un indice che è definito come la somma pesata in base al market cap delle singole stocks, delle top 500 stocks americane. In realtà non è proprio così, ci sono un paio di virgolette che non ci interessano al momento, una delle quali è ad esempio che se qualche azienda ha più di una stocks, ad esempio Google ha due tipi di stocks, quindi se vengono entrambi messi nell'SP 500 ma contano come singola azienda, quindi in realtà ha qualcosa come 505 costituenti l'SP 500, non so 500 esatti. E poi c'è un minimo di principio di selezione, ad esempio Tesla non era stata accettata nell'SP 500 dall'inizio perché deve avere un po' di deve essere in positivo per almeno due quarter, e quindi diciamo che c'è qualche aspetta che sento puzza di bruciato. Ah, danno fuoco a una foresta qui vicino, non è problema. Quindi c'è un po' di attività, però vabbè, diciamo che l'SP 500 è definito come le top 500 aziende americane, e quindi investire in un ETF che traccia quest'indice significa, per me posso astrarre e pensare che sto investendo nelle top 500 aziende americane, ma in realtà cosa sta facendo il fondo di per sé? Il fondo sta di solito investendo in qualcosa di simile a questo che a qualcosa di sta replicando l'indice. In che modo? Se un fondo è sufficientemente largo può replicarlo in maniera fisica, quindi può avere esattamente quel paniere, ma se il fondo è più piccolo non può avere una replica fisica esatta e deve andare o per sampling o per synthetic. Sono due tipi di, si chiamano index replication modes,
Sintetico significa che in realtà sta usando derivati, sta usando options per simulare l'andamento del sottostante. E sampling vuol dire che ciccio, non ce la faccio a tracciare tutto Word, compro il 10% delle aziende nel loro rispettivo market cap e ogni tot le vendo e compro altre a random e quindi lo replico per sampling. Ovviamente più fisico è la replica, meglio è. Perché? Perché se la replica è fisica, noi siamo quasi certi di prenderci il ritorno dell'indice. Se l'indice ritorna a 7%, il nostro fondo farà 7%. Le repliche diverse possono avere, hanno una loro varianza attorno all'expected return. Possono anche andare sopra, ovviamente, no? Se io faccio sampling e ho culo e becco i sample che hanno outperformato, mi trovo con dei ritorni migliori di quelle dell'indice, però allo stesso tempo posso avere ritorni peggiori. Come ci dice Ben Felix, questo qui è un ulteriore rischio, una volatilità non compensata, cioè è un gioco a somma zero attorno al ritorno dell'indice. Se è un gioco a somma zero e ha della varianza, a noi come umani, come loss aversion driven entities, non ci piace e quindi preferiamo una replica più fisica possibile. Poi lo use of profit. Lo chiama dividend, in realtà si chiama use of profit, quindi che se ne fa dei profitti questo ETF? In genere lo use of profit ci sono due modalità, anche se ho letto un articolo che ne potrebbe nascere una terza. In genere ci stanno distributing e accumulating e so che potrebbe nascere redeeming, una roba del tipo, tipo di buyback fatto dal fondo stesso. Ma è ancora, ho visto un paio di paper sperimentali, non penso che esistano in circolazione ETF che fanno buyback dell'ETF stesso. Comunque, lo use of profit significa che se io investo in S&P 500 o in Word, le aziende distribuiranno dividendi. Quando distribuiscono dividendi, che ci fa il fondo con questi dividendi? Me li dà a me oppure li accumula e poi ci compra altre stocks del paniere dell'indice o usa quei soldi per ribilanciare. Questo è lo use of profit. In America per legge gli ETF devono essere, anche i mutual fund, i mutual fund non lo so, ma gli ETF devono essere distributing. Quindi tutti i miei fondi americani sono distributing, quindi vuol dire che mi danno a me i soldi, cioè sono dei dividendi e mi vengono direttamente pagati a me, con poi altre conseguenze che vediamo adesso. Molti fondi europei invece possono essere distributing o accumulating. Questo qui in particolare è accumulating. Significa che ogni volta che le aziende pagano dei dividendi, il fondo li usa questi soldi per pagare il TER, cioè i costi interni di gestione, e poi per ricomprare altre aziende dello stesso paniere. Ok? Quale modalità è meglio? Al momento sto solo spiegando. Quale è meglio? Dipende da vari parametri. Parliamo, da un punto di vista, se non esistessero le tasse, sarebbe completamente irrilevante. Sarebbe completamente irrilevante. Come irrilevante è la distribuzione di un dividendo per un'azienda, ancora più irrilevante è la distribuzione del dividendo per l'ETF. Qui è veramente assurdo pensare che un ETF che dà dividendi significa che l'ETF di per sé ha più valore. Si potrebbe creare un ETF, growth che investe soltanto in aziende growth che non hanno dividendi, che però si inventa una distribuzione di dividendi in base ai profitti delle aziende. È ovviamente irrilevante dal punto di vista proprio di creazione del valore. Ovviamente viviamo in un mondo in cui ci sono tasse da pagare e la tassazione in genere per i dividendi è diversa. Quindi l'impatto fiscale è il principale parametro di scelta se convenga un ETF accumulating o distributing. E io sto morendo, è colpa dell'acqua di Ronaldo. E ho finito la Coca-Cola, mannaggia. Comprate Coca-Cola. No, Coca-Cola non ha pagato questa live. Beh, oddio, ha distribuito dividendo lunedì, per cui mi ha pagato qualcosa. Ma era irrilevante. Allora, quali sono le implicazioni fiscali da tenere in considerazione? Ho fatto vedere più volte il grafico di Bogle Ed Forum su. Ci riprovo, eh?
Non resident alien taxation dividend? No. Bogleheads Wiki. Me lo devo. Eccolo qua. Mettere tra i bookmark. Questo qui. Eccolo qua. Fatto vedere più volte questo grafico sull'impatto delle tasse dei dividendi. Poi ve lo linkerò da qualche parte. Parliamone un attimo al di fuori di qui. Vabbè, teniamocelo come background. Cosa sono le tasse sui dividendi? Il tuo ETF ha un domicilio. Il tuo ETF investe anche in investe in azioni che hanno un loro domicilio, sono quotate su una borsa. Il broker con cui investi ha un domicilio e tu hai un domicilio. Sono vari livelli di stati che possono prendere qualcosa. Immaginate io, residente in Svizzera, che investo tramite un broker residente in UK, in un fondo domiciliato in US che investe in aziende cinesi domiciliate in Cina. È un casino. Quando l'azienda alla sorgente emette un dividendo, spesso i governi locali trattengono delle cose. Di solito sono delle withholding taxes, quindi sono delle trattenute che poi dopo, quando farai dichiarazione dei redditi, puoi riavere indietro, se fai dichiarazione dei redditi da loro. Se tu hai una stocks cinese e la stocks dà dei dividendi, il governo cinese si tiene il 50%, non lo so, non lo so in realtà come funziona per la Cina, so come funziona per l'America, so come funziona per l'Italia, per la Svizzera, per la Germania, non so come funziona per la Cina. Però parliamo di Svizzera, che in realtà la withholding tax è ancora più infame. Se tu investi in Nestlé, investi in Roche, Novartis, investi in aziende svizzere, al momento della distribuzione dei dividendi, diciamo, la Steueramt, l'agenzia Steueramt è ufficio delle tasse, sì, diciamo, lo Stato, la Federazione Svizzera si trattiene il 35% come withholding tax, come imposta trattenuta. Dopo tu farai dichiarazione redditi e quello lì sarà considerato già pagato, eventualmente o riprenderai dei soldi indietro o ne metterai degli altri in base alla tua aliquota. Però se sei residente all'estero, se tu italiano di compri azioni in Nestlé, che succede? Quando la Svizzera riprende il 35%, a te il dividendo arriva più basso e poi dopo come lo recuperi? Quindi, sono da prendere in considerazione questi fattori qui. Anche il domicilio del broker ha un qualche impatto. Nel mio caso, parliamo di Svizzera, la tassazione sui dividendi in Svizzera non parlo della withholding tax a questo punto, la withholding tax è presa la sorgente come acconto, poi vedrete, poi dopo ci regoliamo, ma alla fine quando faccio dichiarazione dei redditi in Svizzera i dividendi sono tassati come income, come salario, quindi questa è un'altra cosa che ha impatto. Da altre parti, ad esempio in Italia, i dividendi sono tassati separatamente, è un'aliquota separata, 26% per le stocks, 12, 13, 12, 12,5 per i bond, ad esempio. Questo è un altro fatto da tenere in considerazione. Quindi, sommando queste cose qua, c'è da fare dei conti. Ad esempio, use case di un residente in Svizzera che investe in aziende americane. L'America all'emissione di cioè l'America, quando un'azienda americana emette un dividendo, si trattiene il 30%. Però, se tu dichiari compilando un form che è il VW8-BEN, che non sei un cittadino americano, che non sei permanentemente residente in America, la withholding tax è ridotta del 15%, quindi è ridotta del 50%, quindi paghi solo il 15% di withholding tax. Quindi l'America si trattiene il 15% e a me dà 85%. Lo dà al fondo. Ok? Il fondo, se è domiciliato in America, non fa nient'altro che propagarmi questo 85% del dividendo. Per gli accordi Svizzera-America, quel 15% che l'America mi ha trattenuto, posso riottenerlo compilando un form che si chiama DA-1, DA1, DA1, e che mi vengono riaccreditati dal broker. Ho visto che Interactive Brokers mi ha riaccreditato quelle withholding tax, quasi tutte, c'è da capire perché. Quindi nel mio caso, al di là delle tasse che poi pagherò in Svizzera, perché
quindi in base al mio reddito, avere dividendi da un'azienda americana è abbastanza straightforward. Non ho grandi perdite non ho degli non ho delle waste, non ho delle perdite a cappero così. Mentre invece, se avessi un fondo irlandese o avessi un fondo domiciliato in Europa, quel 15% lo Stato americano si trattiene, credo che non è più recuperabile, perché al fondo irlandese arriva l'85% del dividendo. Il fondo irlandese non fa una richiesta di quel 15% indietro, e quindi a me dà 85%, e poi su quell'85% ci pagherò le tasse in Svizzera. Quindi per me fondi a distribuzione che hanno come sottostante azioni americane, mi conviene averli con un ETF domiciliato in America. Perché non l'accumulo? Se invece avessi un fondo d'accumulo, in realtà non cambierebbe nulla, perché per la tassazione svizzera, se il fondo è ad accumulo o a distribuzione, lo tassano uguale, allo stesso modo. Se è ad accumulo, si inventano una data fittizia di dividendo e quindi dicono: ah, il fondo il 25 marzo avrebbe distribuito dividendi e quindi te lo tassiamo, facciamo finta che c'è stato questo dividendo. Quindi in realtà distribuzione o accumulo per la Svizzera sono identici, in quanto la tassazione sui dividendi è basata sul tuo salario, sul tuo reddito, mentre capital gain non ha tasse. La situazione per l'Italia è un po' diversa, ad esempio. Parliamo dell'Italia perché immagino che... A parte, non siete ancora vivi? Vediamo un po'. Sì, siete ancora vivi. In Italia la tassazione è diversa, è completamente diversa. Se i dividendi sono tassati separatamente e il capital gain è tassato separatamente con la stessa aliquota 26%. Quindi cosa accade? Accade che in Italia farsi distribuire dividendi è, se vogliamo, ha la seguente inefficienza. Supponiamo che il vostro fondo, che vale 100, perda 10, valga 90, ma nel frattempo abbia distribuito 10 di dividendo. E supponiamo un fondo identico, che però va ad accumulo, quindi quei 10 di dividendo non li ha mai distribuiti e quindi a fine anno vale ancora 100, perché in realtà il fondo avrebbe perso 10 ma avrebbe distribuito 10 di dividendo, quindi sta ancora a 100. Quindi il fondo 1, l'investitore che ha investito nel fondo 1 si trova un ETF che vale 90 e 10 di dividendo ricevuto. L'investitore che ha investito nel fondo 2 si trova ancora un ETF che vale ancora 100 come inizio anno. Se l'investitore 1 su quei 10 di dividendo ci pagherà le tasse, nonostante ha una minusvalenza nel reparto ETF se dovesse vendere, che non è compensabile, per quello che so, questo qui non sono un esperto, non vivo in Italia, non investo in Italia, non ne ho idea, la minusvalenza sull'ETF non è compensabile, per cui in realtà ricevere dividendi, ma allo stesso tempo avere delle perdite sul valore dell'ETF è un po' un problema. Quindi è di per sé più efficiente accumulare in Italia. Eventualmente vendere un pezzettino alla volta se serve fare dei prelievi, se servono dei soldi. Però questo è quanto. Mentre in Svizzera è ovviamente più... è la stessa cosa a accumulo e distribuzione. Eventualmente ha più senso in Svizzera strategie che non siano dividend heavy, visto che in Svizzera il capital gain non è tassato. In Svizzera si è incentivati a investire in growth invece che in high dividend. Ma questa è un'altra cosa. Qui parliamo soltanto di politica di distribuzione. Quindi ok, abbiamo capito cos'è la replica, abbiamo capito cos'è ISIN, cos'è ticker e così via, abbiamo capito cos'è la use of profit, ok? Questi li trovate in ogni fact sheet di ogni emittente, anche se sono diversi, trovate queste informazioni. Altra informazione super super turbo importante è i costi. In genere hanno... il nome universale era TER, T-E-R, Total Expense Ratio, ma poi ognuno lo rinomina. Ad esempio Vanguard qui lo chiama Ongoing Charge Figure, OCF, non so perché, che è la somma tra i costi di management, Annual Management Charge, e poi Operational Cost, whatever. A voi interessa questo numeretto qui, che è da minimizzare.
Il fatto di stare investendo in strumenti passivi già è un ottimo passo, perché gli strumenti passivi hanno questo numeretto molto basso. Okay? Questo è il costo annuo il costo annuo di gestione di questo fondo. Significa che voi non ve ne accorgete perché non dovete pagare questo costo, ma ogni volta che ogni tot, non so con che frequenza è prelevato, ogni tot, una volta l'anno, una volta al mese, una volta a settimana, una volta ogni 3 mesi, l'emittente del fondo, Vanguard in questo caso, preleva un pezzettino e in un anno ha preso lo 0,22% del asset under management. Quindi vuol dire, se voi investite 1000 euro in questo fondo, ogni anno è il 2 per 1000, quindi ogni 1000 euro che investite, 2 euro e 20 centesimi vanno in costi di gestione. È un costo ottimo, è piuttosto basso. Nei fondi attivi questo numeraccio qui arriva anche a 3%, 2, 1,5, fondi attivi sotto l'1,5 non ne trovate. Nei fondi passivi, negli ETF, negli index fund in generale, questo numeretto è sempre molto basso. Quanto basso dipende da che cosa stiamo tracciando. Questo in realtà non è neanche bassissimo. Perché? Perché tracciare il mondo ha costi algoritmici e anche costi, immagino, di amministrativi più complicati. Immaginate che questo fondo qui, che è un fondo che traccia tutto il mondo, quasi 50 country, tra sviluppate e in via di sviluppo, deve in qualche modo andare a Taiwan e ricevere dei dividendi dalle aziende taiwanesi, deve andare in Cina e essere compliant con le leggi cinesi per investire in Cina o per investire in aziende cinesi. È complicato. Fondi che invece tracciano mercati più piccoli, in genere hanno costi più bassi, specialmente se sono mercati molto larghi. Fondi che tracciano mercato americano, ad esempio, se cerco Vanguard VTI, vediamo un po', VTI è Total Stock Market americano, domiciliato in America. Se vado sul overview, che mi dice qua expense ratio? 0.03. Se investo i miei famosi 1000 dollari o euro, percentuale la stessa cosa, pagherò 30 centesimi l'anno di gestione. Non li pago, non li vedo io, ma vengono prelevati. 0.03. Perché investire nel mercato americano per un'azienda americana è semplice anche logisticamente. È un singolo mercato. Invece il nostro ETF che investe, questo lo possiamo levare, che investe nel mondo, ha dei costi, è un po' più complicato da gestire. In realtà la complicazione di questo qui è anche dover aderire alle regolamentazioni europee, in quanto questo è un fondo domiciliato in Ireland, sicuro. Dito da che parte? C'è scritto? Sarà scritto da qualche parte? Domicilio Irlanda. Irlanda e Lussemburgo sono le nazioni europee con cui molti emittenti, dove piace investire, dove piace creare fondi, perché hanno sono un po' deregulated e non fanno, queste nazioni non fanno loro withholding tax per fondi domiciliati lì. Mentre altre nazioni europee, se tu crei un fondo domiciliato in Germania e investi dall'Italia, la Germania si prende, per il fatto che il fondo è domiciliato lì, delle tasse, oppure ti fa altro withholding tax e diventa molto complicato poi per l'investitore finale andare a capire questa cazzo di dividendi che ha dato Coca-Cola, da quante parti sono stati tassati prima di arrivare nelle mie mani. Quindi Irlanda e Lussemburgo spesso azzerano questo problema. Bene, per farvi vedere una comparazione, Vanguard VT, che è, no VTI, VT, che è l'equivalente di VWC, quello su cui investo io, che è World, in realtà è World IMI, Investable Market, quindi sono più, dove sta? Più stocks, come si chiamano? Più costituenti, ha un expense ratio di 0.08. È lo stesso, è simile a VWC, ma è domiciliato in America, non deve essere compliant con le regole europee e quindi può permettersi costi più bassi, oltre a altri benefici che poi andremo a vedere. Ok, qui siamo nel... abbiamo visto un po' di cose. Andiamo avanti. Ok, le performance ci interessano relativamente poco.
perché le performance le abbiamo già, non stiamo valutando un ETF in base alle sue performance, perché abbiamo già valutato le performance quando abbiamo visto l'indice. Quindi noi se abbiamo deciso di investire in World, non è perché, oh guarda questo ETF ha performance stellari, no, l'indice ha performance stellari. Noi vogliamo che questo ETF matchi l'indice. È un problema se non lo sta matchando e sempre se lo sta mismatchando nella direzione sbagliata. Che significa? In genere si chiama tracking error, la differenza tra ritorno dell'ETF e ritorno dell'indice sottostante. Se c'è una costanza del tracking error, cioè il tracking error è sempre 1 o 2 punti percentuali, viene da dire ma sono handicappati questi, cioè non sono capaci questi qui a tracciare un indice, perché sto pagando io con la loro incapacità? Ma qui la batteria sta al 20%, quindi faremo sta cosa molto, molto fuffarola e dovrò andarmi ad agganciare con la batteria qua. Pausa, pausa. Vediamo se ci si riesce. Aspetta che chiedo. Manu, la batteria dove l'attacco? Questo qua? Ok, grazie. No, mi metto qua. Sto pensando che non riesco. Come cavolo? Come? Problemi tecnici, problemi tecnici. Dovrebbe essere facile. Allora. Torniamo subito, eh. Vi metto un attimo in coming soon.